Buonasera, ben ritrovati a questa nuova puntata di Tutto Calcio Wisp. Anche il sottoscritto vi ritrova dopo qualche settimana di assenza, nella quale mi ha sostituito Simone Zacchei, che è qui al mio fianco. Simone, buonasera, ben Buonasera. trovato. Grazie per avermi sostituito. Mi hanno detto molto, molto degnamente, quindi qualcuno mi ha anche consigliato di non rientrare, di non ritornare, quindi No, no. senz'altro è andata benissimo. No, no, è andata abbastanza bene, è un piacere lavorare con te Lorenzo, è un piacere fare questo programma, lo facciamo per divertimento e ci divertiamo veramente, quindi al tuo fianco viene ancora tutto più facile. Io so che è vero che ci divertiamo perché sono anche le mie sensazioni, lo faccio molto molto volentieri. Ci piace raccontarvi tutte le settimane quello che è successo in questi campionati. Vi ho lasciato con le semifinali dei playoff ancora in corso e vi ritrovo con l'isola campione provinciale. Simone, meritatamente, non meritatamente, qualche rimpianto per le squadre che hanno perso la finale o la semifinale? Cosa Ma dici? senti, partendo dalla finale, la finale è stato un primo tempo un pochino giocato da entrambe le squadre, un pochino con la paura forse, sai, abbiamo detto la settimana scorsa in sede c'era Giorgio Moretti, il campo grande vuol dire sicuramente tanto, però insomma tutto sommato alla fine penso che per l'isola sia stata una vittoria meritata, isola che se ricordavate bene, se i nostri telespettatori ricordano bene, era stata indicata come la squadra più forte per questa stagione, quindi ha incominciato sicuramente a inanellare nella seconda parte di campionato dei risultati positivi, è arrivata ai playoff, si è ben comportata riuscendo a fare fuori squadre del calibro del Castelnuovo ai quarti, poi dopo ha fatto fuori il Boca Junior in semifinale, quindi in finale poi si è ripetuta vincendo 1-1, quindi meritata secondo me la vittoria dell'isola. Forse qualche rimpianto per Piazza Grande che poteva andare a giocarsi anche quest'anno una finalissima allo stadio, comunque si è trovato di fronte un ottimo Spartak Bibbiena e la Piazza Grande si è dovuto sicuramente arrendere. Simone, cadaveri eccellenti in eccellenza, il Barlefonti, campione provinciale uscente, che non è riuscito proprio per la differenza negli scontri diretti a qualificarsi. Il lotto delle otto più Piazza Grande e le altre squadre arrivate subito a ridosso nell'altro girone era veramente qualificato, a mio avviso. Sono stati dei playoff molto molto validi. Io credo che più o meno come valori ci siamo, Simone. Sì, sono le squadre che sicuramente anche durante tutto il campionato, durante tutta la stagione, hanno primeggiato nei propri gironi, quindi meritatissimo le 8 squadre che hanno giocato i playoff. Rammarico un po' per il Barlefonti che aveva disputato un girone di andata spettacolare, rimanendo spesso e volentieri in testa alla classifica, poi nella seconda parte del campionato c'è stato un crollo. E arrivato quinto in classifica, Barlefonti non ha potuto partecipare alla fase finale del campionato di calcio a 11. Complici a mio avviso degli infortuni eccellenti che hanno menomato grandemente il rendimento della squadra. Comunque, complimenti all'isola degna campione provinciale WISP, complimenti anche allo Spartak Bibbiena che ha disputato un grandissimo campionato nel suo girone, arrivando prima. E nella finale sì, si è dovuta arrendere all'isola, ma ha dato battaglia fino all'ultimo. Io credo che queste due squadre abbiano veramente onorato il gioco del calcio in quella finale, Simone, anche per il comportamento in campo, Sì, direi. sicuramente è stata una partita correttissima, come abbiamo detto, ripeto, la settimana scorsa con Giorgio Moretti c'è stato qualche piticchiamento, diciamo, però insomma la partita è scorsa via molto velocemente. Vorrei ricordare i marcatori della finalissima allo stadio, è passato in vantaggio l'isola con un grandissimo gol da fuori area di Bartalini, poi ha pareggiato Tanci sempre con un gran gol da fuori area e poi Nappini ha chiuso le danze e ha portato a casa la Coppa di campione provinciale per l'isola. Benissimo, è esaurito questo doveroso omaggio alle squadre che hanno disputato i playoff e quindi al campione provinciale l'Isola. Passiamo alla Coppa di Lega Edo-Gori, Coppa di Lega dove nei quarti, Simone, vuoi ricordare le squadre che si erano affrontate nei quarti Sì, di finale? Gragnano è passato ai danni del Piavaltoppo, vincendo a Piavaltoppo per 4-2 e poi ripetendosi in casa per 3-0.
Vice Omaggio trionfa in casa 2-1, aveva perso a Pozzo della Chiana per 2-1 contro l'MCL Fogliano e poi si è imposta ai rigori per 3-5. Il Renzino passa il turno ai danni delle Grafiche Borgo, continua la striscia positiva del Renzino che vince all'antistadio di Sansepolcro per 1-0. Perde in casa 2-1 e poi passa ai rigori vincendo per 4-3. L'Isola PM Allarmi arriva in semifinale ai danni del Castelnuovo, diciamo un po' a sorpresa perché Castelnuovo ha vinto 2-0, sembrava avesse in tasca il passaggio del turno e poi nel girone di ritorno l'Isola vince 2-0 e poi riesce a trionfare a calci di rigore per 5-2. Eroe della giornata in questo caso è stato Andrea Catani, portiere quest'anno di riserva dell'Isola, che pur avendo giocato non tante partite si è fatto trovare prontissimo per la propria squadra. L'Isola, che aveva già battuto il Castelnuovo nei play-off, si è ripetuto anche in Coppa di Lega. Onore al merito di questa squadra che non si è certo lasciata andare e coglie tutta l'importanza della Coppa di Lega e quindi la onora in pieno. E poi, come rivedete dalla grafica che rimandiamo in onda, freschissimi risultati di ieri sera: Simone, Gragnano Vice Omaggio 2-1 nell'andata della semifinale e Arcirenzino l'Isola PM Allarmi 0-0. Prego la regia di mandare in onda i riflessi filmati che abbiamo fatto ieri sera a Renzino, la partita a Renzino, eccoci qua, l'Isola in maglia grigia, il Renzino in maglia bianca, riprese realizzate in condizioni un pochettino difficili, con scarsa luminosità dell'impianto, la mancanza di treppiede per la telecamera, quindi ci scusiamo in anticipo con i telespettatori, però vi diciamo subito che nonostante lo 0-0 è stata una partita molto interessante, combattuta da entrambe le squadre che si sono date battaglia colpo su colpo. Ci sono state diverse occasioni da rete, come si potrà vedere fra breve. Qui uno scontro a centrocampo e la partita è iniziata con un certo agonismo, poi le squadre piano piano si sono, diciamo così, un po' calmate dal punto di vista del temperamento, ma si sono date battaglia, come vedete continui rovesciamenti di fronte, qui un'occasione per il Renzino che tira a lato di poco l'attaccante del Renzino e poi vedremo anche un gol annullato per fuorigioco ai giocatori dell'Isola, non tante proteste, non grandi proteste, quindi fair play in campo, accettata la decisione dell'annullamento della rete. Qui una punizione del Renzino, si fa trovare pronto Catani che giocava in porta anche ieri sera e qui un'occasionissima, una mancata uscita del portiere dell'Isola e un colpo di testa al lato di pochissimo, quindi come vedete occasioni da una parte e dall'altra. La partita è finita 0-0, ma è stata, diciamo, noi che abbiamo rivisto le immagini in sede di montaggio, è stata una partita piacevole. Qui un tiro insidioso a fil di palo, il portiere del Renzino, che fra l'altro è un portiere che conosciamo, un portiere molto molto valido, portiere dell'Arci Renzino, che ha costruito la sua vittoria in campionato, Simone, anche grazie alla solidità difensiva, no? Ma hanno veramente un ottimo portiere, noi l'abbiamo incontrato quest'anno per ben due volte e si è dimostrato veramente un portiere che merita forse qualcosa di più di questa categoria. Abbiamo sempre parlato dello straordinario potenziale offensivo del Renzino. Non a caso il Renzino si trova in semifinale a giocarsi un posto per la finale della Coppa di Lega, non a caso una squadra che quest'anno in campionato ha proprio ucciso il campionato, una squadra che è stata in testa al campionato per tutta la durata del girone di ritorno e anche buona parte del girone d'andata, quindi secondo me meritatissima anche la semifinale di Coppa di Lega per quanto riguarda Renzino. Renzino, come torno a ribadire, ottima squadra che il prossimo anno giocherà in eccellenza, dovrà vedersela con squadre del calibro di Isola, PM Allarmi, Boca, però penso, a mio avviso, visto anche il risultato di ieri sera, che l'Isola potrà, che il Renzino potrà sicuramente competere con tutte le altre compagini. Qui c'è un palo del Renzino, un palo clamoroso del Renzino, quindi torna perfettamente quello che dicevi tu, il Renzino ha messo la frusta ai campioni provinciali dell'Isola, che c'è una differenza di una categoria e sappiamo che nei gironi della WISP la differenza di categoria si vede abbastanza, quindi anche a mio avviso potrebbe essere una squadra ben attrezzata per il campionato di eccellenza per il prossimo anno, Simone. Sì, come ho già detto, sicuramente una squadra che
potrà disputare un buon campionato di eccellenza, anzi sicuramente con qualche rinforzo in più potrà ambire anche a qualcosina di più, una squadra con, come abbiamo detto, ottimo potenziale offensivo e non disdegna, cioè non fa bella figura anche il reparto difensivo di questa squadra, una squadra anche abbastanza fisica, una squadra che corre tutti gli 80 minuti, quindi una squadra difficile da affrontare specialmente quando gioca nel proprio campo. Certo, una squadra che è difficile da affrontare, una squadra sanguigna, battagliera, ma con una situazione di Coppa Disciplina abbastanza tranquilla, quindi tu l'hai anche incontrato, Simone, dovrebbe essere una squadra che fa del fair play una caratteristica, insomma una squadra abbastanza tranquilla, pur essendosi trovata a giocare ai vertici. Sì, sì, sicuramente, noi abbiamo giocato sia l'andata che il ritorno, in due partite veramente tranquille, cioè non c'è stato assolutamente alcun tipo di episodio antipatico, falli brutti, assolutamente. Tutto sommato devo dire che comunque le squadre che ho trovato quest'anno nella prima divisione girone B sono state tutte squadre abbastanza a livello comportamentale veramente valide. Gragnano Viciommaggio, il Gragnano non lo scopriamo, ma anche il Viciommaggio aveva fatto un ottimo campionato, Simone. Viciommaggio anche l'anno scorso è arrivato in semifinale di Coppa di Lega, poi si è trovata di fronte un Piazza Grande stratosferico, specialmente nella partita di ritorno, e ha dovuto abdicare allo strapotere del Piazza Grande. Viciommaggio che a me non sorprende più di tanto, perché ha disputato un buon campionato di eccellenza, salvandosi con qualche giornata d'anticipo, e ora si gioca il tutto per tutto in una semifinale ancora aperta malgrado il 2-1 dell'andata. Restiamo con il Viciommaggio e apriamo una finestra sulla situazione della Coppa Disciplina, perché il Viciommaggio è una delle quattro squadre già qualificate per la Coppa Disciplina. Castelnuovo con 42 punti, Viciommaggio con 37, Agazzi con 38 e San Marco con 24 punti, sono le prime quattro squadre classificate per la Coppa Disciplina. In ottima posizione sono anche l'Averna e il Bar Siesta, che sono nella prima categoria girone A. Una dovrebbe vincere, l'altra dovrebbe arrivare seconda e forse fra le migliori seconde, quindi sono fra le due più papabili per qualificarsi negli altri posti disponibili. Nella seconda girone B il Pratantico con 36 punti è anche lei accreditata per la vittoria finale. Poi vedremo nel prosieguo quali saranno le altre qualificate del trofeo Roberto Marzocchi Coppa Disciplina. Benissimo, noi abbiamo esaurito la prima parte della trasmissione, vi lasciamo a qualche consiglio pubblicitario, a fra pochissimo.